Le fonti advisory update sulle fonti TV, approfondimento che oggi includerà tantissime questioni, naturalmente tutte collegate, ma che ci porteranno ad analizzare da vicino e concretamente, e capirete perché sottolineo questa parola, ciò che il governo sta affrontando, in primis la manovra economica, naturalmente con il documento programmatico di bilancio che è stato inviato già anche a Bruxelles, che contiene peraltro alcune questioni che come sempre restano in superficie, mai risolte. Mi verrebbe da dire un capitolo a caso, le pensioni per esempio, perché si stanno rivedendo le situazioni con i sindacati che stanno già polemizzando contro quota 102, che è l'ipotesi che adesso è al vaglio del governo. Poi c'è il reddito di cittadinanza con le storture che si sono verificate da quando è effettivo, no? Il reddito che è stato voluto tantissimo dal Movimento 5 Stelle e che poi è stato approvato. Ma insomma, non sono le uniche voci, sicuramente però hanno relazione diretta con le nostre tasche che in questo momento sono assolutamente penalizzate per i grandi temi anche della finanza che affrontiamo ogni giorno. E poi parleremo anche di politica, anche qui il futuro della nostra politica, non solo sulla manovra, ma su questioni più squisitamente appunto politiche e soprattutto dopo il voto delle amministrative che ancora fa sorgere tante riflessioni. E per parlare di tutto questo io ho disturbato oggi Giancarlo Pagliarini, economista, già ministro bilancio, ma insomma curriculum che non ha bisogno di essere ripercorso perché sicuramente lo conoscete. Giancarlo, ben trovato, buongiorno. Quella, salve, saluti a tutti. Uella, noi ci diamo del tu ovviamente Giancarlo, non fingiamo di non conoscerci, anche perché, come detto, io vorrei parlare proprio concretamente di questi aspetti, non solo con tante riflessioni che poi non arrivano al dunque. Quindi, insomma, ho pensato che tu potessi essere la persona giusta. Vado subito al primo tema, manovra. Saremo all'altezza, visto che usciamo con le ossa abbastanza rotte, come tutti, dopo un periodo, difficile come quello del Covid, adesso si guarda al futuro tra previsioni che ancora hanno doppio colore, previsioni economiche, no? Da un lato si pensa alla ripartenza, per l'Italia soprattutto delle previsioni sono molto molto positive, un PIL oltre il 6%, ma dall'altra parte c'è ancora tutta un'incertezza legata naturalmente alla crescita globale, quindi non solo interna nostra, e anche a invece questioni più interne come la disoccupazione e l'inflazione che preoccupano ancora parecchio. Allora, saremo all'altezza. Giancarlo? Ma tu prima hai parlato di persona giusta. La persona giusta è Santo Draghi. Qual è il merito più grande che ha Santo Draghi? Santo Draghi impedisce ai partiti politici di combinare danni, di combinare guai. Ti faccio subito un esempio, no? Hanno fatto, nel primo governo Conte, hanno fatto delle cose che sono delle bestemmie assolute, no? Cioè, i 5 Stelle per comprare cash dei voti hanno detto che bisogna fare il reddito di cittadinanza. Non sarebbe mica passato, no? Però la Lega ha detto, va bene, tu compri cash dei voti con il reddito di cittadinanza, io te lo faccio passare, tu però mi fai comprare dei cash, dei voti a me e faccio quota 100. Si sono messi d'accordo e hanno fatto questa bestemmia perché hanno finanziato queste cose in deficit. Cioè, finanziare queste cose in deficit vuol dire farle pagare ai nostri pronipoti, no? E appesantire la struttura dello Stato. Santo Draghi, per fortuna, sta resistendo all'assalto alla diligenza. Certo, lui non può dire questa è una sciocchezza, questa è una sciocchezza, perché è anche lì per fare politica, poverino, se no poi non gli passano le cose in Parlamento. E quindi modifica solo in parte quota 100, modifica solo in parte il reddito di cittadinanza, però grazie al cielo lo sta facendo. Ecco, questo è bello, perché questa io la chiamo ancora finanziaria, no? È Sì. proprio molto pragmatica e questo è il punto importante. Faccio un esempio solo, invece di dare quattrini a quelli che stanno sul divano, mandare, ridurre il nucleo fiscale, ridurre i contributi sociali, per esempio, a parità di
di costo azienda, ecco che entrano più soldi nelle tasche dei lavoratori. Se entrano più soldi nelle tasche dei lavoratori, aumentano i consumi. Se aumentano i consumi, ecco che manca anche la produzione, l'occupazione, eccetera, eccetera. Sono queste robe qui che Santo Draghi sta facendo. Allora, grazie al cielo, no, ecco, no, che Dio però, benedica, non so cos'altro. Certo, no, ma Giancarlo, allora, che sia santo non lo so, ma ovviamente ho capito in che senso lo dici tu, ma al di là di questo, allora, intanto volevo leggere un numero, proprio perché appunto sul reddito di cittadinanza, ad esempio, poi tanto analizziamo anche il resto, si sta intervenendo, anche perché al di là delle correzioni che bisogna apportare per X motivi, ci sono state delle storture evidenti e anche questo l'avevamo messo in conto, cioè è stato dato il reddito di cittadinanza anche persone che non ne avevano diritto. Io leggevo, fonte Corriere della Sera, che in 2 anni tra truffe varie, false invalidi, reddito di cittadinanza a chi non spettava, sono stati rubati allo Stato 15 miliardi. Cioè, attenzione, poi come dici tu, sono provvedimenti che sono stati fatti anche in deficit. Ma però la provocazione mia è questa, siamo sempre però punto e a capo. Adesso mi auguro che con Draghi, che ripeto non so se sia santo, la situazione possa volgere quantomeno a termine, intendo dire trovare soluzione definitiva, ma ogni volta si rimettono in discussione i provvedimenti fatti dai governi precedenti. Capisci? Cioè capisci, tu lo capisci perfettamente, cioè, ne parlo in senso assoluto, quanto tempo del tempo che si perde, cioè noi ritorniamo continuamente su questioni che dovrebbero essere già risolte. Sì, appunto, ma non facciamo polemiche, hai detto giustamente 15 miliardi, no? Se il presidente di Confindustria ha appena detto che se si spendessero 10 miliardi, che sono meno di 15, per ridurre il cuneo fiscale, sì, cambierebbe qualcosa, perché come detto prima avremmo più, i lavoratori avrebbero più quattrini in tasca a parità di costo per l'azienda, no? Ecco, invece abbiamo dato questi 15 miliardi a gente che sicuramente non fa aumentare il lavoro, l'occupazione, gli investimenti, eccetera. Quindi dimentichiamo le polemiche, però Draghi adesso cerca di spendere un po' di meno per quelle robe lì che sono solo, che fanno parte della famiglia acquisto dei voti pagando cash, e invece di investire su tecnologie, su cose pratiche, concrete, che generino un aumento del PIL e quindi un aumento degli investimenti, far arrivare capitali dall'estero, eccetera. Qui, insomma, i partiti politici dovrebbero capire che è cambiata l'aria. Il fatto che adesso a votare sono andati, diciamo pure, 4 gatti, a me fa molto piacere. Perché? Perché vuol dire che i cittadini hanno capito che non cambia niente, che questi chiedono i voti perché vogliono gestire il potere, e quindi per chiedere i voti fanno a quello che urla di più, quello che strilla di più, ma da tutte le parti, no? Prima del voto qua della settimana scorsa, io ho visto una roba in televisione che proprio non mi è piaciuta, quelli che hanno fatto, quel tipo che per 3 anni si è finto uno che voleva finanziare la destra. Sì, certamente. Non è che sono a favore o meno, me ne frega niente, il punto è che eticamente è una follia una roba del genere, dai, non è bello da una parte, così come mille cose poco belle si fanno dall'altra parte, ecco. E quindi i cittadini hanno detto: ma no, porca miseria, non è possibile. E tu sai già qual è la soluzione, però è necessario avere cittadini consapevoli, e per avere cittadini consapevoli devi avere un sistema federale come in Svizzera, no? È evidente. In Svizzera i cittadini sanno quello che succede e votano perché sanno per cosa votano, come votano, fanno 4 referendum all'anno, cioè fanno 4 votazioni all'anno. E dentro le votazioni ci possono essere 1, 2 o 3 referendum, o che so io, no? In questo modo il cittadino usa la testa. Da noi invece si cerca di non fargli usare la testa e si cerca di farlo votare per quello che è più bravo a strillare, è più bello, è più bravo a, com'è che dicono, a mettere sotto, a prendere in giro il nemico, eccetera. Ma questo è l'asilo infantile, ci rendiamo conto? La politica dovrebbe essere una roba seria. Ecco. Non so se adesso sì, è una roba che fa piacere o meno. E per me Draghi non deve fare il presidente
purtroppo che resti lì. Perché no, aspetta che si è, interrotta la connessione. Aspetta Giancarlo, però no, niente, si è interrotta la connessione proprio sul punto centrale. Hai detto, quindi non ho capito cosa hai detto. Per me Draghi non deve, perdonami, riparti da lì. Sì, sei andato via proprio su quel punto. Riparto subito da lì. Per me Draghi non deve fare il Presidente della Repubblica, perché lui lì riesce a impedire ai partiti politici di combinare danni. Perché i partiti politici, diciamoci la verità, con la politica come è fatta finora in Italia, fanno danni, fanno guai, e li fanno per comprare voti. Ma ci rendiamo conto che non è peggio dell'asilo infantile questa roba qui? Siamo ancora nelle caverne, siamo ancora... è una roba assurda, incredibile. Vota per me perché io... cittadinanza, ma cosa vuol dire, santo cielo, no? Io cerco di far funzionare il paese. Ma Giancarlo, quindi anche lo chiamo esperimento, passami il termine, di questo governo a maggioranza allargata, cioè dove fondamentalmente sono presenti in rappresentanza le principali forze politiche, proprio mischiate anche a livello di ideologia, cioè non c'è solo Fratelli d'Italia. Dicevo, quindi questo esperimento non è andato a buon fine a questo punto, perché non è, adesso io non voglio renderlo simile al modello svizzero di cui tu hai parlato, però tu mi hai sempre raccontato che in Svizzera funziona anche per il fatto che le forze politiche, seppur diverse, lavorano per il bene comune, quello che dovrebbe essere la politica, ovviamente. E qui ci hanno provato, ma evidentemente non è accaduto, il risultato non c'è stato, se poi si continua a barattare per avere, come dire, il voto in più. No, calma, invece sta funzionando, ma perché c'è Draghi che l'impedisce di combinare guai. Caspita, quindi un uomo solo sta riuscendo, secondo te, in questo momento? È abbastanza, cioè, nel senso, speriamo, però. Ecco, sì, prego Giancarlo. No, intanto cresce un po' questo tipo di cultura, no? Delle dichiarazioni di Giorgetti mi hanno fatto molto piacere, ecco, capisci? Giorgetti è della Lega, però non va in giro a dire togliamo il ministro dell'interno, facciamo casino. No, va in giro a dire cerchiamo di lavorare, cerchiamo di metterci d'accordo, cerchiamo di trovare delle soluzioni. Io vorrei un pochino meno di reddito di cittadinanza. Cioè, si deve cercare di ragionare con l'obiettivo di un bene comune, non con l'obiettivo di avere i voti. La vera tragedia è questa qui, cioè quelli che si muovono per avere dei voti. Però nel governo finora le cose sono passate cose giuste, ecco, nessuno si è messo a bloccare tutto. Al massimo, va bene, fuori dalla stanza del governo si fanno le loro polemiche tra di loro, però poi i documenti sono documenti seri, a Bruxelles hanno mandato un documento serio, e quindi infatti è prevista, no, una modifica di quota 100, è previsto un miglioramento del reddito di cittadinanza, è previsto, mi sembra, 7-8 miliardi di fiscale. Sì. Quindi ci sono delle cose serie, e quelle poi dopo fuori dalla stanza del governo uno per avere i voti fa qua bla 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 bla, però le cose stanno andando avanti, per fortuna. Il problema è farlo diventare cultura vera, e secondo me i cittadini, non andando a votare, fanno capire che vogliono che nei palazzi di Roma ci sia questa cultura vera e non la ricerca del voto e basta. Però, e qui così facciamo il passo successivo, dicevo, incredibilmente mi verrebbe anche da dire che è da tempo che non sentiamo l'appello al ritorno alle urne, sai che solitamente, no? C'è il governo, gli altri chiedono torniamo al voto, invece in questo caso probabilmente perché la maggior parte delle forze politiche sono sedute in Parlamento non si richiama appunto l'appello al voto. Ma comunque, detto questo, italiani delusi dalla politica, punto di domanda, facciamo un po' l'analisi di questo voto, perché io ti ho detto, è vero che tu dici santo Draghi sta riuscendo a tenere insieme le forze politiche, però è anche vero che il risultato, seppur parliamo delle amministrative, quindi sono ovviamente elezioni locali, ma insomma ci sono state delle piazze importanti che fanno fare riflessioni anche da un punto di vista nazionale, abbiamo visto, insomma, gli italiani non è che si sono scapicollati per andare a votare, a dare la loro preferenza, l'affluenza è stata assolutamente ai minimi, quasi stato record storico, cioè gli italiani se ne stanno un po' fregando. Questo perché, secondo te?
No, appunto, ne ho parlato con tante persone, uno dice ma cosa cavolo vado a votare a fare? Al di là che non dovrebbe essere così, perché in realtà le elezioni comunali non dovrebbero avere niente a che vedere, esatto, no, con la politica di Roma, c'è l'uomo, indipendentemente da me ne frego di che partito è, voto per quello lì perché so che lui è bravo, di che partito è, me ne frega niente. E tra l'altro io citavo spesso il caso del sindaco di Sesto San Giovanni, che non so nemmeno di che partito è, no? Però era morto un ragazzino su un monopattino che gli avevano prestato, e lui il giorno dopo ha detto basta, qui a Sesto San Giovanni la velocità massima è questa, per andare sui monopattini è obbligatorio avere il casco in testa, eccetera. Cioè il sindaco è intervenuto e ha fatto qualcosa, e non so di che partito è. Allora lui però dovrebbe essere passato alla Lega, era un Forza Italia, comunque centrodestra, diciamo così. Giuro che non lo so, ecco, poteva non lo so. Però Sala a Milano invece sullo stesso argomento, nello stesso giornale, aveva detto no, ha fatto male, è necessario aspettare che Roma faccia una legge. E ecco, questo è il punto. Io quello di Sesto San Giovanni non so chi è, ma lo applaudo, e se abitavo lì lo votavo, ma perché è uno che interviene, che fa qualcosa, no? Che non aspetta che Roma faccia una legge. Bisogna dare più poteri ai sindaci, per esempio. Sì. E qui si arriva al discorso solito, no? Il sistema paese è organizzato male. Per fare una roba nel comune di Sesto San Giovanni o di Milano o di Cattio o di Messina, non dobbiamo aspettare che Roma faccia qualcosa, dobbiamo dare più responsabilità a quelli che sono lì, che l'amministrano. Però se come i cittadini sanno che questo qui, anche se bravo, non può combinare niente perché dipende da Roma, dai trasferimenti, dall'eletto in Parlamento che fa il giro delle sette cappelle per portare dei soldi nel collegio elettorale, te l'ho detto prima, noi siamo ancora prima dell'età della pietra, siamo organizzati malissimo, è necessario cambiare l'organizzazione del sistema paese. I cittadini cominciano a capire che questo è un teatrino e quindi non vanno a votare, e vanno bene. Uh-huh. E molti sono preoccupati, ma la democrazia è in pericolo. No, io invece dico che comincerà forse a funzionare meglio il sistema se i cittadini diventano più consapevoli. Certo. Però adesso è necessario che i partiti capiscano che devono smettere di correre dietro al dio voto a tutti i costi, ma devono fare le cose che è necessario fare anche se questi ti portano via dei voti. Per esempio la storia lì del Green Pass, eccetera, molti si sono arrabbiati, però era necessaria per il sistema paese e il governo l'ha fatta, indipendentemente uh-huh. dalle strille, dagli urli, eccetera, no? L'ha fatto bene, sì, ma se non sì. c'era Draghi magari non lo facevano, perché perdo i voti. No, questo sì, perché ovviamente è stato un provvedimento per una fetta di popolazione molto impopolare, quello del Green Pass, e che si sta portando avanti nonostante le proteste anche che ci sono state decisamente aspre. Ti sottopongo un'analisi che mi è arrivata da un altro mio ospite, sono curiosa di vedere la tua reazione, sempre rispetto a questo calo di affluenza alle amministrative. Che è una tesi politica in generale, non è che se l'ha inventata il mio ospite, non ce la stiamo certo inventando noi, secondo cui l'affluenza così bassa potrebbe essere derivante anche dal fatto che la democrazia è più consapevole, cioè che i cittadini si fidino del vicino di casa fondamentalmente. Io dico vabbè, ma io non vado a votare, tanto mi fido di quello che voteranno gli altri. Cosa ne pensi? Beh, no, non mi piace granché come idea, ecco. Io andrei a votare se spero che il mio voto serva a qualcosa. Invece nelle situazioni in cui siamo adesso non serve a niente, ecco, perché non hai l'uomo, non hai... certo, dipende da dove sei, io adesso parlavo di Milano. A Milano si sapeva già che Sala vinceva il primo turno, non per colpa del candidato del centrodestra, che è una gran brava persona, però l'hanno tirato fuori all'ultimo momento, non ha fatto campagna elettorale, non è andato nemmeno i quattrini per fare la campagna elettorale, che infatti voleva dire no, se non mi date i quattrini, cioè diventava un voto inutile, quindi dimentichiamo i casi particolari come queste. Io mi fido del mio vicino, non è un ragionamento giusto, però il problema è che oggi si dice io non vado a votare perché tanto il voto è inutile, perché lui è lì, lui mi piace, ma lui non può fare un tubo perché dipende da Roma, dipende dai partiti politici di Roma.
e lui è antipatico a quello di Roma, lui può essere il Padre Eterno, ma non gli arrivano i quattrini, non è, capisci? Quindi, certo. Oppure lui mi piace, però quell'altro conosce più gente a Roma, e come si fa, santo cielo? Bisogna togliere potere al centro e dare più potere agli enti territoriali, non ci sono santi, perché lì allora tu intervieni e vedi subito se quello lì è bravo o se devi cambiarlo, sì, no? Se ti risolve i problemi, assolutamente sì, anche perché la politica deve essere necessariamente risoluzione di problemi, altrimenti che ci sta a fare? Voglio dire, ciascuno si risolve i problemi da solo, ma non è assolutamente la strada percorribile. Ancora politica, però cambiamo tema. Centrodestra, Giancarlo, ieri c'è stato l'incontro tra Meloni, Salvini e Berlusconi, appunto Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Visto che i numeri alla mano dalle elezioni amministrative, insomma, il centrodestra non ne esce proprio benissimo, però si sono incontrati tre leader e hanno detto, soprattutto in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica, noi siamo compatti. È così? Secondo te è compatto ancora il centrodestra o la situazione è cambiata profondamente, soprattutto con l'era di Draghi, dove il centrodestra comunque a livello nazionale ha visto una piccola, una importante spaccatura con Fratelli d'Italia che si è messo da parte, insomma, che non ha aderito alla maggioranza? Ma io non so se tu sogni, io sogno. Sì, quindi, ogni tanto sì. Il mio sogno qual è? Cioè, quello che è certo è che i tre leader di sicuro hanno una bella testa, sono persone intelligenti. Finora hanno... ultimamente la loro intelligenza l'hanno buttata via perché credevano ancora che i cittadini fossero ancora delle mucche e che andassero a votare e per quello che grida di più, e allora Salvini doveva far vedere che lui era più bravo della Meloni, eccetera eccetera eccetera. Però siccome oggettivamente hanno una bella testa, pensa che bello se questi qui ieri hanno detto: ragazzi, abbiamo sbagliato tutto, ci abbiamo provato, non abbiamo capito bene quello che stava succedendo nel paese, abbiamo sbagliato. E adesso cambiamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proporre qualcosa di serio. Non possiamo, la proposta seria non è riduciamo le tasse, che ogni tanto lo sento dire, anzi lo sento dire quasi sempre, no? Voglio ridurre le tasse. Uno non può dire voglio ridurre le tasse, punto. Al massimo può dire voglio ridurre le tasse, virgola, e quindi riduco queste spese. Certo. Oppure voglio ridurre le tasse, virgola, e lo finanzio col debito pubblico. Lo certo, faccio anche perché le tasse le vogliono ridurre tutti per forza, insomma, ritengo improbabile. Capito, però dall'altra parte è lo Stato che deve spendere. Certo. Per spendere deve avere soldi. I soldi non è che li tira giù dall'albero come i cacchi, no? Li prende dalle tasche dei cittadini. Quindi secondo loro hanno continuato a pensare che i cittadini sono delle mucche, non capiscono niente, quindi gli diciamo voglio ridurre le tasse. Se adesso capissero che non è più così, che i cittadini sono persone intelligenti, dovrebbero dire: bene, vogliamo migliorare il sistema paese? Facciamo l'unica proposta seria e facciamola tutti assieme e convinti. Diciamo: il sistema paese è organizzato male, bisogna fare una riforma federale fortissima. E facessero così, sarebbe fantastico, anche perché, attenzione, alle elezioni, parlo di Milano perché io sono di Milano, no? I riformisti che erano con Sala hanno parlato molto spesso di Costituzione e di dare più sovranità agli enti territoriali, al punto che quelli di Rete 22 Ottobre, che sono il 22 ottobre 2017, sì, è stato quando abbiamo fatto il referendum in Lombardia e Veneto, sì, no? E che sono, molti sono ex della Lega, quelli della Rete 22 Ottobre erano con Sala, erano tra i riformisti. Perché? Perché lì, se non altro, si parlava di dar seguito a quel referendum, che significa dare un pochino più di responsabilità e di sovranità agli enti territoriali, no? Certo. Quindi, quindi addirittura erano con Sala, voglio dire, perché? Perché a sinistra un po' se ne parla, se non altro se ne parla magari e basta, a destra nemmeno quello, no? Cioè, io dicevo anche, uno di Milano, perché deve votare Fratelli d'Italia? Il capo di Fratelli d'Italia continua a dire voglio dare più sovranità e più risorse finanziarie a Roma. Io, se ero a Roma, se ero nato e cresciuto a Roma, forse votavo se no chi glielo fa fare, tu dici? Oppure per Merloni, per quell'altro, quello bravo che ha preso un sacco di voti, il 18%, no? Se ero di Roma,
ma essendo di Milano, perché devo votare per questi figli, certo, vogliono dare più soldi a Roma? Siamo matti, no? Senti, Quindi, ma chiaro, dici, ognuno deve guardare a casa sua, al proprio orticello, ma perché deve vedere risolti i problemi? Cioè, non è una questione egoistica, nel senso che io voto chi mi può aiutare direttamente, altrimenti che lo voto a fare, anche perché poi se no c'è una dispersione di energia e di denaro, come stiamo dicendo. Giancarlo ti saluta, Roberto che dice: mi ricordo il signor Pagliarini con le sue battaglie del passato, quindi Roberto, il nostro fedelissimo telespettatore, ti porto i tuoi saluti. Ma ti, in chiusura, ti sottopongo anche una sua riflessione, sempre relativa al calo di affluenza così evidente alle urne. Lui dice, e riprendo un messaggio che mi aveva già mandato: trovo che votare le amministrative regionali ogni 3 mesi freni l'operatività politica dei partiti. I sondaggi sono un'invenzione negativa. Perché non si torna al 1980, dove si votava in un'unica soluzione ogni 5 anni? Le amministrative, chi non votava le politiche veniva respinto dai concorsi pubblici. Adesso, al di là del togliere il diritto di voto, insomma, questo non lo affrontiamo perché è tutta un'altra storia. Insomma, troppe elezioni diluite che creano confusione. Questa come la ritieni come idea? Vabbè, sono d'accordo al 1000 per 1000, assolutamente. Lui dice 5 anni, in Svizzera sono ogni 4 anni, ma non ci sono santi. Loro hanno già fissato il giorno e la data delle prossime elezioni per il Parlamento tra X anni, ma si vota sicuramente una volta ogni 4 anni. Però lì si fanno 4 volte all'anno, si votano i referendum, dove ci sono le richieste, se vuoi, si votano i sogni dei cittadini, ecco, ci rendiamo conto, questo è fantastico, no? Invece di litigare, perché, ecco, per esempio adesso per il Green Pass, eccetera, si faceva un bel referendum e si vedeva, no? Santo cielo, perché, quindi sul fatto delle elezioni amministrative o politiche sono d'accordo al 100%, le date devono essere quelle e basta. Mentre invece sui referendum, a me piacerebbe vederne molti di più, magari così andiamo avanti, si vota anche da casa col computer, come succede già in qualche cantone svizzero, no? Perché certo, così si sente, perché sono i cittadini che comandano, capisci? Ogni legge approvata dal Parlamento in Svizzera può essere messa in voto, basta raccogliere 50.000 firme dai cittadini, che possono dire: no, questa legge non mi piace, quindi voglio che si voti se passa o non passa la legge. Sono i cittadini che comandano. Ma perché sono più responsabilizzati anche, no? I cittadini, quindi hanno più voglia di partecipare alla vita politica, ovviamente, che diventa veramente attiva. Assolutamente, è questo il punto. Invece di essere come le mucche che vanno a votare per quello che grida di più o che promette di ridurre di più le tasse, che è una roba ridicola. Va bene. Allora, Giancarlo, grazie. Giancarlo Pagliarini, come sempre, ti disturberò molto presto per intervenire ancora da noi. Grazie per le tue analisi politiche, soprattutto in modo concreto, perché era quello che volevo fare. Basta proclami, basta, appunto, cerchiamo di dare una veste nuova alla politica, a partire proprio da considerazioni fatte in TV. Grazie mille per essere stato con me, con noi. Buona giornata, Giancarlo. Ci vediamo, saluti anche Roberto. Ciao.